Siamo qui in Gran Guardia per presentare il Festival del Teatro all'interno del Maggioro di Gino, ma non solo, Presidente, cosa ci può raccontare? Cosa posso raccontare di questo festival tra scuola e teatro che noi sosteniamo ormai da un paio, no, direi quasi sei anni se non vado errato. Sì, è un'attenzione che noi poniamo nei confronti del mondo giovanile e della scuola per far sì che i ragazzi possano trovare all'interno di questi laboratori possano acquisire consapevolezza di quelle che sono le loro capacità, le loro attitudini, e questo in vista anche di un futuro, chissà, professionale. Questo è quello che ci interessa prima di tutto. Poi l'attenzione al mondo della scuola è una cosa che è una, diciamo, è un leitmotiv che la nostra associazione di Lacri ci invita ad perseguire costantemente, e la fondazione attua ogni anno un bando che si chiama Bando Aperto Scuola, dove invita le scuole del territorio ad presentare progetti da sostenere, e in questa attività la fondazione presta particolare attenzione all'originalità, all'innovazione. Devono essere progetti che escono da quello che è, diciamo, il percorso scolastico normale, e soprattutto se hanno a che valere con il territorio. Quali sono le novità programmate per quest'anno? Allora, innanzitutto quest'anno noi come Fitta Rovigo APS siamo coinvolti per la prima volta nell'organizzazione di questa speciale 20ª edizione del Festival, insieme agli organizzatori storici che sono l'Associazione Nexus, Zagreo e noi Rovigo. Quest'anno inoltre saremo con gli spettacoli dei ragazzi al Teatro Duomo, e perché in accordo con la Fondazione Banca del Monte di Rovigo abbiamo deciso di sostenere il progetto di rilancio del Teatro Duomo. La serata, secondo La novità importante è che la serata finale sarà il 28 maggio in piazza Vittorio Emanuele, e un'altra novità significativa è che il progetto grafico di quest'anno, locandina e brochure col programma, è stata realizzata dai ragazzi dell'Istituto di Amicis, quindi altri giovani che si uniscono a un progetto che riguarda i giovani. Sul palcoscenico giovani studenti e anche quindi nel backstage? Assolutamente, tutti giovani, perché questo vuole essere proprio un progetto che accompagna i giovani nella promozione, ecco, di una passione, quella del teatro, che è davvero uno strumento importantissimo per la crescita, per la formazione e per fare cultura.